Respinge al mittente le accuse il commissario del consorzio di bonifica del fiume Sarno, Mario Rosario D'Angelo, che risponde alle critiche del sindaco di Nocera Inferiore, Manlio Torquato, che ha definito il consorzio come un ente di burocrati piuttosto che di pulizia. Numerosi solleciti e i pochi interventi eseguiti dall'ente, ha denunciato il primo cittadino. Noi abbiamo stato impostato da questa amministrazione consortile nuova una piena collaborazione con gli enti presenti ulteriori, le amministrazioni locali in particolare, quindi è una critica che ci coglie di sorpresa e ne siamo dispiaciuti, soprattutto perché noi abbiamo sempre mostrato piena collaborazione con tutti i sindaci e gli amministratori locali che avessero chiesto una mano, un intervento o un aiuto da parte del consorzio, perché le finalità istituzionali del consorzio sono quelle di servire poi i cittadini. Siccome noi ci troviamo in un comprensorio particolare, quindi dove molto spesso si opera in situazioni di emergenza, però non dovute al consorzio, perché ribadisco è un territorio pieno di costruzioni fatte non rispettando quelle che sono le norme più elementari, molto spesso sull'edilizia, e quindi ci troviamo sempre ad operare in condizioni di o di regolarità o di legittimità su chi ha costruito su alvei di fiume o a distanza non regolamentate o non consentite dalla legge. Detto questo, per rispondere nel merito alle critiche fatte dal sindaco di Nocera Inferiore, io mi permetto di segnalare che le inadempienze su Fosso Imperatore non possono essere imputate a questa gestione commissariale. Abbiamo fatto un intervento su Fosso Imperatore che viene riconosciuto da altri sindaci, in particolare il sindaco anche di San Valentino, che parte anche lui in causa su questa questione di Fosso Imperatore, mai fatto negli anni. E vorrei ricordare ancora una volta che Fosso Imperatore è sì di proprietà del consorzio, ma il consorzio è un soggetto danneggiato all'interno di Fosso Imperatore, perché è continuamente oggetto di scarichi abusivi, sia di industriali e anche di fognature. Ci sono delle analisi fatte da un ente superiore che è l'ARPAC, gennaio 2016, quale ha analizzato e attestato che all'interno di Fosso Imperatore sono dei fanghi con coli fecali, quindi vuol dire che ci sono scarichi di fognature non autorizzate o abusive, quindi siamo, ribadisco, un soggetto danneggiato. Detto questo, siamo disponibili a qualsiasi incontro a verificare col genio civile, in questo particolare col Comune di Nocera, gli interventi da porre in essere, anche attraverso una conferenza dei servizi. Noi inviteremo in questo caso il sindaco di Nocera e il genio civile in questo caso, che è responsabile di tutto il demanio, in questo caso la provincia di Salerno e tutta la regione Campania, quindi l'ente principale che deve visionare e autorizzare gli interventi sul territorio.